Ospite questa sera di TV6 il presidentissimo del calcio pescarese Vincenzo Marinelli. Buonasera Marinelli, Buonasera, ben buonasera a te e a ritrovato. tutti i Questo è un telespettatori. appuntamento che facciamo ogni anno, passano gli anni, oggi è anche il suo compleanno, quindi gli auguri sono doppi per Vincenzo Marinelli, che comunque dimostra sempre di essere giovanissimo, ed è vero perché lo conosciamo da più di 50 anni nel calcio pescarese, ma la sua verve e soprattutto la sua voglia di stare nel mondo dello sport è sempre più viva. Intanto, quanti amici le hanno fatto gli auguri oggi? Tanti, tanti, che non riuscivo a vestirmi, fare la doccia, vestirmi e uscire qui, venire in ufficio. Sono Questo che tanti significa? amici che sono contento che mi fanno gli auguri, vuol dire che c'è stato un rapporto da tanto tempo con tanti atleti, con tanti dirigenti, con tanti amici, amici veri. E molte volte ti scrivono anche quelle frasi che un po' ti fanno riflettere e ti fanno piacere che qualcuno dica che sono stato vicino a loro, che ho fatto qualcosa per loro, quindi che sono stato coerente su tutto quello che ho detto, che ho fatto, specie a livello calcistico, anche a livello lavoro. Sicuramente sono più gli auguri che arrivano dal mondo sportivo che dal mondo imprenditoriale, Ma è un po' dappertutto, devo dire, sia sportivo, forse sportivo di più perché tanti anni col Pescara, tanti anni con la nazionale, quindi gli auguri sono sicuramente quelli che ti fanno piacere. Ecco, Tardelli, Ferrara che mi ha chiamato stamattina, Di Biagio che stava la prima telefonata, no, la prima telefonata del presidente del Pescara, ore 7, quindi Il presidente telefonata, Sebastiani è stato il diciamo, primo. è anche un messaggio che mi ha fatto veramente piacere, ecco, sentirmi dire dopo, ma avermi scritto prima delle frasi toccanti, quindi mi fa piacere. Come fa lei a conciliare la passione per il Pescara e per la nazionale? Perché la passione è uguale con l'Under 21 e con il Pescara, due creature sue, ecco, come fa a conciliarle? Beh, sono due cose diversamente. Diciamo che prima, adesso in quest'ultimo periodo, da quando sono entrato un po' questi nuovi che hanno cercato di ravvicinarsi a me, quindi ci sono riusciti a farmi rinnamorare del Pescara perché c'è stato un certo periodo che non è che l'avessi abbandonato, però lo seguivo così solo per risultato e sicuramente non è che mi facesse piacere un po' quello che poi è successo con il fallimento, con tutte le cose che ci sono state. Mentre questi hanno avuto la grande che desiderio di un po' di coinvolgermi e quindi per me è ridiventato un po' la passione quotidiana, domenicale. E quindi per il Pescara io sono ancora, cioè vivo con tanta emozione, diciamo, sia prima che dopo la A prescindere partita, dal ruolo, no? a prescindere dal ruolo perché sono vicino e quindi sono molto attaccato a questa maglia, il marchio che l'abbiamo fatto quando c'ero io, quindi c'è tutta una serie di ricordi, di cose che tu non ne puoi fare a meno. Tant'è che seguo il Pescara costantemente. L'ha portata anche a farsi benedire questa squadra, ma correggiamo la località perché siete Ma no, è andati a. andato così molto semplicemente perché parlando col presidente, siccome ci sono determinati episodi da un paio di anni che non è il verso giusto, e io mi ricordo un po' le mie scaramanzie prima col Sale della Garibaldi, poi con le vince del campionato, dei due campionati, andando in bicicletta a San Bartolomeo. Allora Daniele che mi dice devo andare a San Gabriele, ho detto aspetta un attimo, riflettiamo un attimo perché possiamo portare a San Bartolomeo perché non c'è due senza tre, quindi andiamo a Carpineta. Allora così, detto e fatto, abbiamo organizzato questo breve viaggio alla Basilica di San Bartolomeo, dove c'è stato il parroco simpaticissimo che ha detto un po' la messa un po' abbreviata. E poi siamo andati a cena un po' tutti quanti e penso che sia la cosa migliore in questo momento, non dico di difficoltà, però essendo una squadra nuova, essendoci molti stranieri, quindi è stato utile secondo me stare un po' di fuori dell'ambiente, non dove vivo, non dove stare insieme e Più fare tranquillità, gruppo, insomma. con Senta tutta tranquillità, con molta volontà e con molta voglia di far bene. Marina, di cosa ha bisogno Poi questa per quanto società? riguarda, non ho risposto, per quanto riguarda la nazionale, beh allora la nazionale non è,
non è l'assiduo quotidiano, non è, diciamo, settimanale, quindi ogni tanto quando ci riuniamo, e quindi ti dà anche lì delle emozioni forti, forti, perché ho l'italianità nel cuore, cioè mi si alzano ancora i capelli quando sento l'inno d'Italia. Ecco, gli italiani dovrebbero... è tutta una cosa molto diversa, qua diciamo alla paesana, sì, alla, mentre lì, cioè, tu rappresenti una nazione, quindi sei emozioni diverse, sempre belle, motivate, ma soprattutto perché quando uno si sente veramente italiano. Quindi Conte e Tavecchio hanno fatto bene a ribadire, gli italiani dovrebbero ritrovare quel senso di appartenenza per la maglia azzurra. Sicuramente, ma io penso non solo nello sport, lo dobbiamo ritrovare un po' anche a livello politico, perché io che ho vissuto un po' quello che è stato il dopoguerra, quindi mi ricordo da bambino tutto un po' 43-44 e poi tutta la ricostruzione dell'Italia, quindi secondo me adesso è venuto meno quella voglia di fare, quella voglia di essere uniti, quella voglia di volerci bene, no? Siamo più disfattisti che avere delle soddisfazioni, rimboccarci le maniche per poter riuscire a riportare, essere italiani veri, che sono capaci anche di fare degli sacrifici. Ecco, lei che ha vissuto proprio i momenti più difficili dal dopoguerra in poi, come ci si ritrova nel mondo di oggi con questa crisi, dove si viaggia a mille all'ora, restando e chiudendo poi la parentesi per il mondo sì, sociale? È molto difficile adesso in questo momento, sia per il lavoro sia per lo sport. È preoccupato per i giovani? Per una serie di cose. Comunque c'è questa gioventù che secondo me è diversa, forse perché la colpa è stata nostra, che li abbiamo abituati troppo un bene. Un po' viziati. No? Troppo bene, un po' troppo viziati. Però secondo me non si riesce a risolvere la crisi se non... quello che ti dicevo prima, se non riusciamo ad essere uniti, compatti, determinati, a far sì che possiamo ritornare quelle che eravamo e che abbiamo dimostrato in tutto il mondo, anche nel, mi riferisco anche nella sanità, basta vedere che i più bravi chirurghi però sono all'estero, quindi quando vai all'estero trovi quelli veri, quelli giusti, quelli che hanno avuto la voglia proprio di continuare quello che magari gli hanno insegnato i genitori a fare con volontà, caparbietà e soprattutto sacrificio. Secondo il mio punto di vista manca un po' ancora di quella italianità e convincersi che siamo quasi più bravi, quindi che abbiamo qualcosa di più. Lei comunque è un ottimista per natura. E quindi quello che dico io, che anche a livello politico non si può essere disfattisti e pessimisti, perché secondo me... cioè non risolviamo niente se non diamo fiducia, se non ci uniamo a essere positivi per un periodo. Poi si possono cambiare questi periodi e si possono cambiare, certo, le persone, però se c'è solo disfattismo e scoraggiamento, secondo me non anche andiamo avanti. Anche il calcio deve prendere spunto da questi valori? Ma il calcio sicuramente, il calcio purtroppo... Cioè, se noi con la nazionale, secondo sempre il mio punto di vista, non siamo un po' quelli che eravamo prima, perché i posti più importanti li occupano gli stranieri. Cioè, non riusciamo, noi, io mi ricordo che ho girato un po' l'Europa, che 15-16 anni noi andavamo a dire Coverciano, andavamo a dire gli stati, andavamo a dire tutto di meglio di quello che poteva essere positivo per il calcio. Adesso se ci guardiamo in giro siamo diventati quasi il terzo mondo, con gli stati ridotti male. Se tu vai all'estero, cioè, noti una differenza in negativo purtroppo, e quindi c'è bisogno di fare qualcosa, con l'aiuto dei politici, con l'aiuto un po' di tutti quanti, per potersi rilassare. Lei è d'accordo nel limitare il numero degli stranieri? Marta, io d'accordissimo, perché io credo nel settore giovanile, io dico ai ragazzi, cioè dovete dare sempre il massimo, perché ricordatevi che, per l'amore di Dio, non sono contro gli stranieri. Cioè limitare il numero? Limitare il numero e dare la possibilità ai nostri ragazzi di emergere, perché il nostro settore giovanile secondo me è uno dei migliori del mondo. Ecco, come mai dell'Under 21 nessuno è titolare nelle grandi squadre? Come mai? Perché purtroppo... Per questo discorso degli stranieri? A parte gli stranieri, no, e poi per le grosse società, cioè, non riescono da un sacco di tempo a mettere in squadra dei loro... Sono le società che hanno freddo o i tifosi? No, vabbè, i tifosi si lasciano trasportare. Se tu credi in un elemento, secondo me la società credono in Rico Rocchi. Rico Rocchi deve dare, da 17-18 anni, deve dare la possibilità
capito, di prendersi il posto e poi di conservarlo. Se uno lo mette nei momenti così forse più difficili, giusto per cambiare, il nostro settore giovanile non andrà avanti. Quest'anno già qualcuno in più nella nostra Under 21 gioca in Serie A, però purtroppo i posti più parlo di centrocampo, di attaccante, sono occupati da stranieri. Quindi allora, sulle c'è anche un problema molto, perché le società vanno a comprare all'estero, perché comprando in Italia devono pagare subito, devono fare le fiduzioni, e quindi mentre andando all'estero si ha a che fare con la UEFA, quindi i pagamenti sono diversi, allora tutti quanti con... Ci sono più facilitazioni, no? Più facilitazione, e quindi... Allora, l'elezione di Tavecchio, come la vede lei, può veramente portare queste riforme? Lui è determinato, un uomo di calcio, io lo conosco da tanto tempo, quindi con Carlo ho un ottimo rapporto, sono stato a cena dopo la partita anche. Io spero che lui ci possa riuscire, perché il calcio è cambiato, è cambiato da diversi anni. Tant'è che io, quando ero vicepresidente di Lega, ero presidente del Pescara di Lega con Matarrese, eravamo società senza fine di lucro, cioè perdite secche, non si riusciva a fare tutti questi salti di equilibrio che fanno adesso, no? E mi diceva sempre, nel momento in cui le società di Serie A, le società più importanti diventeranno SPA, quindi ci saranno i soci, ci saranno investimenti, finito il calcio. E così è stato. E così è stato. Purtroppo la differenza è stata enorme, e quindi io spero che loro possano fare, però la federazione non è come la federazione di prima, cioè la federazione è condizionata dalle leghe, quindi non so se Tavecchio riesca a convincere tutti quelli della... Forse che ci riesca Lotito, no? Ecco, mi ha anticipato, Lotito perché è così criticato per questo impiego? Ha ragione lui, ha ragione la Juve. Quando uno opera forse di più di quel dovuto che dovrebbe fare, troppa la cosa lì, quindi è criticato. Comunque, a prescindere, io Claudio quasi siamo concorrenti nel lavoro, quindi lo conosco da quando sono andato a Roma. Quindi una persona molto che è fatta così, quindi o l'accetti oppure che ti devo dire, è difficile inserirli in un ruolo e dire fai questo. Però non fanno bene queste polemiche con la Juventus, Marotta che secondo me risponde. Nel calcio meno si parlasse, purtroppo si parla tanto, quindi meglio sarebbe, però è bello anche per quello, cioè dalla possibilità di parlare allo sportivo, di fare le chiacchiere al bar per tutta la settimana, no? Certo, se non ci fosse il calcio, quindi non c'è una controprova, tutto quello che dici tu non c'è una controprova, e quindi è alla portata di tutti, è la stessa cosa, quindi è bello forse perché è così. Parliamo di allenatori in Serie A: c'è Allegri che è andato alla Juventus, Gasperini che è rimasto al Genoa, c'è Mazzarri che ha avuto pure come giocatore all'Inter, quindi Pescara è stato un po' il trampolino di lancio per tutti questi grandi tecnici. Beh, sicuramente comunque chi è il più preparato secondo lei? Molto... Beh, io Gasperini me lo ricordo da giocatore, quindi una persona felicissima. Mi meraviglia che Giorgio, fa il direttore generale, Giorgio Repetti, che era quello più capace e più determinato, no? Senza togliere niente agli altri, no? Quindi tutti bravi giocatori, tutti molto vogliosi di far bene, sicuramente allora non pensavano un po' a quello che poteva essere dopo la carriera calcistica. No? Si aspettava che Mazzarri diventasse così pignolo, da calciatore era più... No, anche da calciatore lo era. Sì? Io mi ricordo le discussioni con lui, con Agroppi, perché è stato Agroppi a portarle tutta la... Tant'è che non è rimasto per tanto tempo, no? Lui a Pescara un anno, lo chiamavano il nuovo Antonioni. La cosa lì, tutto il filosofo... E quindi anche quando l'ho rivisto, devo dire, forse con quello che ho avuto meno rapporti dopo che se n'è andato a Pescara, quando è stato molto freddo, quando ci siamo rincontrati a Napoli adesso col Pescara, quindi non ho capito perché, o forse non mi ha riconosciuto oppure... Senti, Allegri alla Juventus? Vabbè, Allegri non è stato un mio giocatore, quindi l'ho conosciuto dopo, Allegri è bravissimo, è cosa, c'è Giovanni, quindi... però lui... ascolta, perché secondo me è molto educato, molto equilibrato,
riconosce un po' quelli che sono stati un po' le varie tappe della sua carriera, no? Quindi secondo me Galeone è stato determinante, è stato forse quello all'ultimo, quindi che ha insegnato forse di più questo giocazzone, queste cose lì. E io sono contento che ancora, capito, uno di quelli che ancora si rivede o parla con Galeone, certo. Se lo ascolto o no, io non credo. Dico, però fa di testa sua. Però di testa sua, sì. Che però è giusto che ci siano anche questi rapporti con delle persone che ti hanno aiutato. Dai. Andrea Camplone adesso sta emergendo a Perugia. Eccezionale, Andrea, di cara eccezionale, ho fatto i complimenti. Sono cioè io non ho capito nel suo inizio, quando c'è stato quel breve periodo a Pescara, che sì. Io non c'ero, mi ricordo appena che ci sono state delle incomprensioni, quindi che magari l'hanno non accusato, però quasi... Beh, non se l'è sentita. Se no, no, non è che se n'è andato, quindi che in un momento delicato, un momento particolare, se n'è andato, perché forse poteva avere una carriera su Pescara, e poi quando lo vai a riproporre certe cose... Cioè a livello calcistico rimane, no? Però è uno preparato, è un bravo allenatore. Ho parlato con dei ragazzi, con varie, dei ragazzi che poi sono stati con noi, e quindi tutti quanti ne parlano bene, sia di lui che di Giacomini. Prima lei ha citato Giorgio Repetto, che fa parte ovviamente del Pescara, direttore generale, quest'anno è affiancato da Pavone, un altro elemento che ha avuto e fece quel brevemente, gol a Bologna. Cioè in Serie A, e quindi c'è cioè la cosa... Fece un gol importante a Bologna. Scrupoloso, Pignolo, sono diversi Pavone e Repetto. Vabbè, Repetto è più... cioè più... È più pescarese. No, pescarese, non genovese, però Genova sì, non ha niente, però la mentalità. Si è integrato molto bene in Abruzzo, quindi è una persona, poi una persona che tu cioè, potevi contare, nel senso, Giorgio, stipendi 10 giorni, non ti preoccupare, ma parlo io con la... Cioè lui riuscì ad essere uomo spogliatoio, a essere positivo, cioè parlava lui e la squadra l'ascoltava. E l'interessante è che poi quelle che dicevo, che rimandava, si concretizzava, cioè senza rimandi, senza... Quindi secondo me ha avuto la fiducia, poi quello che è stato forse più tempo a Pescara, ha avuto la fiducia dello spogliatoio, e quindi... Questa società, quindi Sebastiani, Iannascoli, c'è cioè Victor Mesa, di cosa ha bisogno? Ecco, il consiglio che frequentemente dà Marinelli a questi giovani dirigenti? No, è difficile il consiglio, io non è che do consigli. No, consigli anche cerco di calcio. Essere presente, anche perché secondo me la società deve essere soprattutto credibile anche a livello nazionale, quindi rispettare un po' quello che... Beh, ora Sebastiani è stato nominato consigliere che hanno preso, di Lega, detto quindi... che... Sì, sì, ma sicuramente, io dico a livello nazionale non ci sono problemi, io ho detto, sto dicendo a te quello che ho cercato di dire a loro sul rispetto a livello sia alla nazionale che a livello spogliatoio, se dici che paghi stipendi li devi pagare, se dici che dai il premio li devi dare... secondo me un presidente o un dirigente non può andare negli spogliatoi se ha delle pecche che non ha rispettate, quindi questa è la prima cosa. La credibilità. La credibilità, soprattutto la credibilità della società e delle persone fisiche. E poi secondo me essere, cioè contare sempre fino a 3 prima che vai a fare o che vai a dire che quello ha giocato male o quello all'altra. Quindi non sbilanciare. Subito, non parlare subito con l'allenatore o con i giocatori, no. E quindi essere, secondo me, loro sono capaci, anche perché forse prima ne erano in tanti, dove ci sono tanti galli, come si dice. Ora sono rimasti in pochi. Adesso sono rimasti in pochi, quindi secondo me sono vogliosi e determinati per andare avanti, quindi quando mi dicono non vogliono fare quello, non vogliono fare quell'altro, sono delle sciocchezze. Loro hanno i requisiti per far bene, io spero che anche adesso con questo centro che spero... È stata sempre, se tu ricordi, la mia passione, che si dovesse concretizzare, potrebbe essere una svolta, anche invogliare magari a fare delle, cioè a portare nuovi soci, a esserci delle persone capaci di, cioè senza rovinarsi, di mandare avanti, di dare una continuità più lunga possibile alla Pescara Calcio. Fare il dirigente di calcio è sempre difficile, però a Pescara forse ancora di più, perché c'è questa pressione della piazza,
vengono criticati tutti, vabbè che anche a Napoli viene criticato il De Laurentiis. Beh, con i presenti sono sempre con nel mirino. Con una differenza, no? Però una cosa è 3-4 mila, una cosa sono 50-60 mila. Quindi, no, voglio dire, secondo molti me... si chiedono, ma chi ve lo fa fare? Oddio, questa è una bella domanda, che fa fare. Secondo me quando uno è ambizioso, quando uno è tifoso, quando uno è sportivo, non mi ricordo mai, io tifavo Pescara e andavo a vedere a Rampigno, allora avevo le unghie lunghe, no? E quando tornavo dalla partita sempre il sangue perché mi aggrappavo alla rete, no? Per fare tifo. Quando mi hanno detto metti 1 milione, vai, rientri nel Pescara, io sono entrato solo per vedere la sede via Sulmona, ti dico delle cose. Poi man mano che ti ci trovi, secondo me è una droga. Stare nel calcio è una droga. Io sono stato molto fortunato perché dopo l'uscita del Pescara dell'86 ho trovato, mi ha dato subito le nazionali, quindi sono entrato e quindi... Ma ci quindi sono non è andato in astinenza, no? Altrimenti era la... Quindi cioè la pubblicità, l'immagine, io devo dire che ti dà lo sport, dopo se uno è capace poi di maturare senza fare per l'amore di Dio, però un conto il rapporto con lo sport, un po' il rapporto di... E cosa non le piace del calcio di oggi? No, il calcio di oggi mi piace, però... Cioè la negatività si potrebbe, la negatività è appunto che non vanno a giocare i giovani, che tutti molto sono interessati a fare soldi col calcio, tutti sì. Vogliono magari una contropartita, d'altronde però se dici che se non c'è quella non ci sono più mecenati, cioè gente che è possibile a rimettere milioni e milioni di euro all'anno, che fai? Cioè devi accettare questa cosa. Più spazio ai settori giovanili, questa è una parola. La cosa principale, secondo me, più spazio e più possibilità, e spero che venga fuori quella cosa che 6-7 devono essere del settore giovanile anche a livello di Serie A, e quindi così tu i migliori siano, cioè in questo momento i vivai sono più pieni dei stranieri, quindi io spero che con questa cosa venga di più valorizzati, almeno potenziati i settori giovanili e quindi più possibilità italiane. Gli allenatori che sta seguendo maggiormente in questo momento sono ovviamente Marco Baroni del Pescara e Di Biagio dell'Under 21, sì. Due tecnici diversi, però hanno idee chiare per le rispettive squadre, no? Sì, devo dire, Baroni io non è che lo conoscessi, perché lui è uscito dall'Under 21, poi io sono entrato. Quindi perché non lui ha fatto, no, non ci siamo incontrati per qualche anno, quindi l'ho conosciuto da poco, però l'ho apprezzato perché ha le idee chiare, è uno molto, molto capace prima di tutto, perché già sapevo che a Coverciano era uno dei migliori, grande lavoratore, ha parlato anche Ciro Ferrari, quindi un grande lavoratore, l'assomiglio un po' anche a Mancia, che quello vuole la quotidianità, cioè lui è concentrato dalla mattina alla sera a fare schemi, a rivedersi le partite. Ma questo degli è un aspetto altri, positivo o no? Molto. Di stare sul pezzo 24 ore su 24? Ma io dico mentalmente lui, poi con la squadra non è che ci sta 24-24, però lui è sempre presente con la squadra, analizzando un po' quelli che sono i pregi, i difetti, dove possono migliorare e quelli che possono fare. Quindi per me è un grande, io sono convinto che lui farà benissimo. Che farà benissimo a Pescara, d'altronde si è accettato una piazza senza offendere Lanciano, molto più importante della periferia, perché credo un qualcosa di più positivo. A Lanciano lo accusano un po' di tradimento. Beh, vabbè, questo sono chiacchiere di periferia, secondo me, scusate il termine, ma io dico, è stato sempre un po' così. Noi abbiamo avuto sempre delle rivalità, forse fosse andato in un'altra squadra, secondo te facevano di questo tradimento, dicevano no, certo. Perché è venuto a Pescara, quindi siamo ancora periferici, dai. E invece Di Biagio? Di Biagio è un ragazzo molto concreto, eccezionale, devo dire che dopo la sconfitta, cioè il suo primo inizio col Belgio, forse in pochi credevano che la squadra riuscisse così, non ci siamo ancora qualificati, però avere quella rimonta e fare prima del girone. Comunque una squadra pazza, anche molto, a Pescara e Castel di Sangro è stata... Vabbè, l'hai visto, perdiamo una cosa, però questo ti dimostra che quelli ragazzi vogliosi, determinati e quindi che riescono un po', sapendo quelle che sono le loro possibilità, riescono a fare
delle cose in concreto, perché se uno va a analizzare, io ho detto che forse non vi siete accorti di quello che avete fatto ieri, ho detto il giorno dopo, perché è stata un'impresa con la Serbia molto, molto positiva. Quando gli allenatori dicono che bisogna fare gruppo, ecco, come si fa a fare gruppo? È un discorso relativo solo allo spogliatoio o riguarda l'intero gruppo societario, ambiente intero? Allora, con la nazionale forse, nonostante ci si vede molto più di rado che non è quello nel club, è più facile perché magari vengono qualcuno dal settore dalla 18, alla 19, alla 20, poi è il periodo, non dico l'infanzia, però di gioventù dove tu riesci a creare, sì, cioè a creare amicizia, no? E sì, io dico per quella la cosa più bella è che poi rimane questa amicizia. E allora è molto più facile fare gruppo. L'interessante è essere responsabili, sereni, volenterosi e convinti delle loro possibilità. E quindi questo dell'Under 21 me l'hanno dimostrato sempre, però questi ragazzi, se tu vai a vedere dall'inizio, sono cresciuti tutti quanti. Con invece quella, in un discorso quella volontà, di squadra, quella voglia. E la squadra, cioè la squadra che poi sono sempre quelli, quindi standoci un po' di amicizia, di convinzione, una stima reciproca, alla fine vengono fuori i risultati. E su questo gruppo ti devo dire che molti sono amici, ma amici veri, che secondo me saranno così per tutta la loro carriera, tutti quanti sono ambiziosi, tutti quanti vedono questa possibilità dei ricambiamenti nella nazionale, cioè basta vedere che Immobili, cioè vedere quali sono l'attuale nazionale, è tutta dell'Under 21. Li sente ancora Immobili, Verratti, Insigne? No, adesso è un po' di tempo, sai, questi qua, poi io dico io che quando cominciano a guadagnare, cominciano a crescere un po', le cose sono... Questo le dispiace un po'? Che mi dispiace, io ho sempre detto a loro di stare sempre con i piedi per terra. Questi cambiamenti di così, soprattutto perché diventi campione, perché la cosa lì... Di rapporti, cioè bisognerebbe, cioè che loro distinguessero quelli veri e quelli finti. Non è facile. E quelli finti non è facile perché sono ragazzi la maggior parte, se tu vai a vedere. Comunque io ho sempre un rapporto con Verratti, lo sento ogni tanto, è Immobile che... Però i campioni veri si vedono anche da queste cose. Pirlo che non si dimentica del suo dirigente Marinelli quando la vede l'abbraccio. Ma io devo dire, Conti è stato un mio giocatore, quando è venuto a giocare con Siena, abbraccio le coma, ridate il numero, cioè praticamente chiunque rivedo è dove c'è stato un rapporto continuativo. Il campione si vede anche da questo, riconoscenza. Una vita di riconoscenza, di amicizia, è la cosa più bella, poi spesso e passo negli anni quando ci si rivede, ricordare un po' quello che è stato la loro carriera, l'inizio della loro carriera, quelli che ci siamo detti, non so, quelli che dicevo tanto andrete alla maggior parte in nazionale, che poi tutto questo si è verificato, penso sia una cosa, una soddisfazione per me, ma anche per loro. O almeno penso, oddio, qualcosa forse mi è rimasto nel cervello di quello che mi diceva. Prima lei tifava Barcellona, adesso tifa Bayern Monaco per la presenza di Manuele Stiarte, però c'è sempre Guardiola, quindi Guardiola c'è è il filo conduttore. C'è, no? Peppe che io stimo, che conoscevo dall'Under 21, cioè lui è un grande perché anche lui come Barone, come questa... C'è la mania dei video, c'è la mania di ogni giocatore il suo video particolare in quella determinata partita, l'una e l'altra, quindi sono maniaci del calcio, dai. Quindi fanno di tutto per non lasciare niente e poi ha un carisma. Cioè quando tu hai il carisma... Cioè... Quindi Messi non lo sente più, adesso sente Robben... No, Robben però non lo conosco, con loro non ho visto una partita, adesso ci devo andare e spero di andarci al più presto. Cioè, penso che lo vedrò qui con la Roma. E, lì ero andato a Barcellona, quindi... Era di casa Barcellona. Era di casa, con Messi, tutte le altre... Adesso li seguo, però non quella... Dai, diciamo che era... come si dice, che era quasi interessata la cosa della partita, no? Quindi in Champions, anche perché c'è Bayern. Questa cosa che lui Manuel mi telefona, da quando mi telefona non è che avrà perso una o due partite. Questa a pensare che quando è andato Manuel al Barcellona, Guardiola aveva perso 5 partite, se non erro 6, no? Poi è andato lui, ha cominciato a telefonare e abbiamo sempre vinto.
Invece a Manuel che consiglio? Sono cose che tu devi credere, ti devi convincere. Io dico ai giocatori, se voi credete nelle cose a me, tutti i miei sogni nel calcio sono tutti verificati, andare a giocare a San Siro, andare a giocare a Roma e vincere in Serie A. Certo. Ecco, che consigli dà a Manel, che ovviamente è entrato nel calcio dopo di lei, anzi lei ce l'ha inserito nel calcio? Cioè Manel ha un ruolo tutto differente da quello che avevo io, quindi lui è un ragazzo molto intelligente, un ragazzo equilibrato e quindi sa lui dopo a che fare, non con uno di circostanza, a che fare con un ragazzo che è Guardiola, che sono nati allo stesso paese, sono amici, sì, da piccoli, allora. Però anche il suo compito non è soprattutto stato il compito, poi Enrico, cioè nel calcio io dico che c'è più di tutte queste cose che ci siamo a dire, basta una vittoria, due vittorie, sono che cioè cambia tutto, l'umore, il rapporto, cambia tutto. E quindi loro sono fortunati perché fortunati, però secondo me la loro fortuna l'hanno costruita con i ragazzi della. Cioè, lui era un allenatore della Primavera, della Candela. Però chi è valido? Chi è valido secondo me nella vita riesce, no? Stiamo per lasciarci perché oggi è il suo compleanno, quindi non possiamo trattenerlo più di tanto. Allora, questa Serie B per i tifosi del Pescara. Cosa ci può riservare? È sempre un campionato lungo, difficile. Io sono convinto che con un po' di pazienza questa squadra, perché è tutta nuova, stranieri, italiani, tutta nuova, hanno una gran voglia di fare e di emergere. Qualche giocatore è venuto apposta per qualche rivincita e qualche cosa. Ci manca qualche risultato. Secondo me possiamo decollare e questa squadra può arrivare sicuro. No, quest'anno dobbiamo volare basso, giusto? Bisogna volare basso. No, partite a pestare con i piedi per terra, partite sapendo che stiamo costruendo un po' una squadra giovane, una squadra che ci possa dare delle soddisfazioni senza fare pazzie, che se non dovessi vincere, se non dovessi fare, la società potesse fallire, potesse fare qualche altro. Quindi se è fatto, equilibrando un po' quelli che era la parte tecnica, quindi c'è un campionato finanziario con la parte finanziaria, quindi avevano dei giocatori che costavano molto, quindi anche quelli che sono rimasti li ho visti carichi, li ho visti molto motivati e quindi sono sicuro che faranno bene. L'hanno promesso, perché sì, abbiamo fatto qualche scommessa, quindi subito, allora vediamo un po' che succede. L'hanno per favorite Bologna e Catania, però c'è questo Bari attrezzato. Se tu vai a analizzare un po' anche la partita di Bologna, ti sarei accorto, e penso quello l'ha detto ai lavori, si è accorto un po' prima, all'inizio della partita, un po' di timore, un po' di preoccupazione, quindi abbiamo fatto delle cavolate. Dopodiché io ti devo dire, mi aspettavo una reazione però non così positiva, e penso che quelli che ne capiscono di calcio, nel momento in cui perdi 3-0 e fai un secondo tempo alla grande, perché secondo me con 5 minuti di più forse potevamo pareggiare, sì, la partita, che non rubevamo niente. Mentre ti dispiace, giustamente, però io dico sempre al tifoso che si esalta quando la squadra dà il massimo, dà tutto, e poi si deprime quando magari dovrebbe incitare. Ho visto il primo tempo quasi fischio, poi alla fine pieno di applausi, vuol dire che è una squadra in crescendo, una squadra che mentalmente è a posto, poi anche come gioco. Quindi la sorpresa sarà il Perugia di Camplone? Fino adesso sì, perché oltretutto giocano e corrono, giocano anche abbastanza bene, penso che sia la squadra migliore, no? Un'ultima con cosa. Ferri, con Corsi, quindi sono un bel giocatore. Nel calcio una volta i dirigenti venivano aiutati anche dal mondo politico, ora c'è stato questo scollamento, devono andare avanti da soli. Ma assolutamente. È vero che ci sono più finanziamenti. Però i politici, se voi mi riferisco un po' a quello che è a Pescara, secondo me la parte politica dovrebbe dare più spazio per quanto riguarda la gestione dello stadio Adriatico, perché ci sono, sì, delle situazioni anomale, pare che si sia, perché bisogna fare tutto quello che è a livello europeo, quindi secondo me il governo, cioè il comune che spende un sacco di soldi per lo stadio, sarebbe opportuno che lo
Se lo potesse dare. Quindi torniamo al discorso della proprietà degli stadi. Ma porta là la proprietà, cioè torni e fai tutti gli stadi che tu ci possa fare centri commerciali, cioè che lo stadio, oltre a starci un po' solo la domenica ogni 15 giorni, sia un motivo di ricreazione, di sport anche per tutti quanti gli altri. Dopo dico io che purtroppo questo è stato un po'. Cioè è sorto subito prima delle Olimpiadi, no? 60, sì, prima che facessero sì. Quindi con la pista atletica, secondo me dovrebbe essere un campo di calcio vero dove tu poter ospitare anche delle nazionali maggiore, perché non so, per chi non lo sapesse c'è lo stadio Adriatico, no, la nazionale maggiore di qualificazione non lo potrà ospitare perché mancano 3,5 metri perché c'è la pista atletica. Quindi certo. Noi abbiamo fatto una sola partita amichevole e la nazionale ha avuto una multa perché non poteva fare quella partita, nemmeno amichevole. Quindi secondo me la politica potrebbe dare un incendio, cioè potrebbe rivitalizzare la società e dare la possibilità appunto che lo stadio ha tutta una serie di altre situazioni che ne possa beneficiare la Pescara Calcio. Poi. Vogliamo salutare i tifosi, lei domani forse andrà a Cittadella, come sempre segue la squadra, che stagione sarà questa per i tifosi? Io spero e mi auguro è bella per loro. Perché sono due stati, due anni difficili. Pieni di soddisfazione, quindi ho bei ricordi e brutti ricordi con i tifosi. Però li capisco, li voglio sempre bene, anche se mi deludono un po' perché non sono affezionato all'Under 21, perché nonostante poi dai biglietti, hai visto le curve sì. con la 21 però, che era... 7.000 spettatori. Però, sì, vabbè, 6.000 gratis. Vabbè, comunque lasciamo stare, no. E quindi comunque i tifosi sono sempre importanti, io li capisco, li voglio bene, quindi spero che... Capisco quando c'è da strillare, però secondo me devo dire che bisognerebbe incentivare quando le cose vanno male, non quando vanno bene, perché quando bene va bene per il dirigente, va bene per il giocatore. Comunque, lei fa la promessa a Sebastiano di stargli sempre vicino, nei momenti difficili e nei momenti buoni, no? Infatti l'ho sempre fatto, quindi l'ho sempre fatto, continuerò a farlo, anche se mi costa un po' qualche anno di vita dopo la partita che perdi, Perché sento molto la partita, poi però se questo è il risultato fumo di più e quindi tutta una serie di cose, però va bene così, finché ho la voglia, ho la volontà e mi piace lo faccio. E poi il riscontro ce l'ha quando sta per strada, no? In mezzo al popolo, sia no? Positivo che negativo, perché a parte adesso la Serie A che poi non ero il protagonista, quindi ma... Cioè fino adesso non è che abbiamo tutti quanti, magari vogliono sapere qual è la colpa, come quando fossi l'allenatore o un dirigente, comunque è stato sempre così, dai. Ed è bello perché stai a contatto con gente di qualsiasi ceto sociale, con i ragazzi un po' scalmanati, quindi... Quindi il fatto di essere il presidentissimo del Pescara, questa è la più bella soddisfazione. Beh, 50 anni... Di sì, calcio, vabbè, forse avevo 26 anni, più di 50 anni, poi 29 anni tra più vicepresidenti che da presidente Pescara, e ti devo dire sempre che ho comandato più da vicepresidenti che da presidente. Quindi come Andreotti, perché da vicepresidente diceva questo è mio, guai è, e minacciamo, me ne vado. Invece da presidente dovevi un po' collaborare con... i vari amici, che sono tuttora amici, di Properzio, povero Taraborrelli, che era forse quello che ne capiva di più di calcio, però molto superato. No? Con Filippo è stata una vita, quindi con Filippo abbiamo condiviso belle giornate, anche brutti ricordi, dovuti un poco all'immagine, perché forse non fosse stato lui l'amministratore del Pescara quello che è successo momentaneamente, capito? Però avete saltato il Pescara in tante occasioni. Cioè sia il ritorno in positivo che in negativo, quindi però ti piace, quando una cosa ti piace... Anni difficili, avete salvato il Pescara che ha continuato la sua storia, così come questa società è importante che dia continuità alla vita societaria, no? Sicuramente. Poi si possono vincere noi con Filippo non è capitato, cioè non è mai fallita, anche se ci chiamavano i quattro dell'Apocalisse, quindi abbiamo fatto di tutto per dare continuità, rinunciando anche a molte cose che potevamo
ottenere quando abbiamo ceduto alla società, cioè non è che ci fu, cioè i debiti erano zero, quindi insomma, perché però erano, ha dato più Marinelli al calcio o il calcio a Marinelli? Ma io ho dato tanto al calcio, però dico sempre senza il calcio forse non avrei conosciuto, non mi sarei trovato in determinati ambienti, in determinate circostanze, non avrei conosciuto imprenditori che poi man mano mi hanno dato la fiducia che ho lavorato sempre più di quello che e era il mio... E forse non sarebbe stato in forma come lo è oggi, No, questo lo dico mentalmente, perché ringraziando il Dio alla mia età, spero di essere così anche per altro un po' di anni, c'ho tutta ancora una voglia di lavorare, una voglia l'adrenalina, l'adrenalina pazzesca, ma non solo nel calcio, nello sport, ma soprattutto nel lavoro, e capire, perché la mia più grossa soddisfazione, cioè qualche giorno assumo una persona, io mi assumerei tutto il mondo, farei tutto te per dar lavoro alla gente. Quindi sono fatto così, continuerà così, però è difficile purtroppo trasmettere ai giovani di adesso. Tutti voglia di lavorare, poi quando ci sono è difficile convincerla a essere più positivi, che c'è meno divertimento e più quotidianità, più lavoro. Grazie e buon compleanno ancora, Vincenzo. Grazie, Marinelli. Grazie ancora. A te. Grazie. Abbiamo dedicato la prima parte di Bizzona, dunque, la lunga intervista con Vincenzo Marinelli, un personaggio che a Pescara tutti conoscono, ma che è molto conosciuto anche nell'ambito nazionale ed internazionale. Ancora auguri di buon compleanno a Vincenzo Marinelli, ospite di Bizzona. Entriamo nel vivo ora delle partite di domani. Pescara che sarà impegnato sul campo del Cittadella, il Lanciano che ospita il Frosinone. Nel Pescara intanto vi ricordiamo l'arrivo di un altro elemento a completare la rosa, di un terzo portiere, si tratta di Gabriele Aldegani. Domani a Cittadella la squadra scenderà in campo anche con le nuove divise dei due nuovi sponsor, la Oma Group della famiglia Angelucci, con il presidente anche della Confindustria Mauro Angelucci, che conferma il suo apporto alla Delfino Pescara, e l'altro sponsor è la Farmapiù della famiglia Bankowski, Gabriele Bankowski, che ha anche un ruolo nel CDA del Pescara. Dunque si torna in campo dopo la sconfitta con il Bologna. Barone ha cercato di ricaricare i suoi. Per quanto riguarda la formazione, la coppia centrale difensiva dovrebbe essere composta da Pesoli e Zuperic. A centrocampo dovrebbe rientrare Nielsen al posto di Guana. In attacco Pasquato torna sulla fascia sinistra. Marco Baroni. Ho cercato di spiegare alla squadra quanto è fondamentale e importante l'atteggiamento mentale. Purtroppo nel nostro campionato c'è la cultura del risultato, ma questo è anche giusto, noi dobbiamo sapere questo, ma l'atteggiamento mentale non deve cambiare assolutamente, perché quando ti fai influenzare dal risultato e non dal lavoro che stai svolgendo durante la settimana, e da quello che di buono hai fatto, rischi un po' di compromettere o di lavorare già quello che è stato fatto di buono. È chiaro che c'è da migliorare, c'è da fare ancora meglio, perché questo lo sapevamo, ma sarebbe stato ugualmente. Uros è rientrato due giorni fa, Salomon, oltre al discorso della squalifica, una piccola contrattura che stiamo cercando di risolvere, però ripeto, è importante non tanto i nomi di chi andrà in campo, ma di come andiamo in campo e l'atteggiamento con cui andiamo in campo. Lazzari oggi non è stato convocato perché ha avuto un attacco influenzale con dissenteria e vomito, e quindi l'abbiamo lasciato a casa. Insomma, ci sono delle situazioni, c'è ancora 24 ore, valutiamo bene. Ma Pasquato sarebbe stato riproposto indipendentemente, a prescindere da come stava Lazzari. Ripeto, si sta parlando di un giocatore che ancora non è al 100% della condizione, ma so che, specialmente se lui non guarda la durata della gara, ma guarda all'intensità con cui va in campo, un tempo ce lo può garantire di grandissimo rendimento.
Aldegani è un giocatore che rientra in una logica progettuale, nel senso che abbiamo due portieri molto bravi, Fiorillo che è il titolare in questo momento, Simone Resti che per me è stata una piacevole sorpresa, più abbiamo deciso di mandare a giocare Savelloni perché è un 95 interessante e abbiamo il portiere Calore che è il portierino della primavera, 97, anche lui molto bravo, abbiamo deciso di prendere un giocatore come Aldegani che può fare il terzo portiere e dare comunque un contributo importante perché conosco i valori morali, può aiutare tutti i ragazzi a crescere e a darci una mano nel nostro progetto. Il centrocampo potrebbe vedere in ottica delle tre gare, proprio in considerazione di quel fatto, no? Che comunque anche ora l'indisponibilità di Lazzari ci vede un attimino anche un pochettino più stretti, potrebbe avere anche un... però si sta parlando di giocatori e di interpreti che devono comunque in egual misura interpretare il ruolo e quello che noi vogliamo fare in campo, quindi noi abbiamo una rosa, abbiamo ora in questo momento abbiamo qualche defezione, però ci sono giocatori che sono in grado assolutamente di alternarsi in quel ruolo, in quei ruoli. Loro giocheranno 4-4-2, però sicuramente a turno i due attaccanti potrebbero sicuramente andare un pochettino a oscurare quello che è il lavoro del vertice basso, ma è una cosa normale, questa ce l'aspettiamo, abbiamo anche delle contromisure per lavorare su questo. Le vittorie non le puoi aspettare, le vittorie le devi andare a prendere, perché se le aspetti, la gente che aspetta qualcosa non mi piace, e per andartela a prendere devi avere qualcosa, delle convinzioni, del coraggio, non devi aver paura, ecco dove stavo parlando io di atteggiamento. Inteso in questo senso, non in altro. Servirebbe una buona prestazione come io credo che questa squadra può essere in grado di fare. Questa era l'impressione del tecnico biancoazzurro alla vigilia della partita in Veneto. Ora sentiamo gli umori in casa Cittadella. Parla il tecnico Claudio Foscarini. Il suo nome è stato fatto spesso in estate anche come candidato alla panchina biancoazzurra, ma ancora una volta Foscarini è rimasto fedele alla panchina veneta. Ecco le sue impressioni alla vigilia della gara. Io stamattina ho parlato di questa squadra, abbiamo visto anche dei video e questa è la squadra che ha fatto le sue prestazioni, ecco, questa ha fatto le sue prestazioni, dopo non ha raccolto, questa siamo alla quarta giornata, questa ho detto è la migliore squadra che andiamo a affrontare sul piano tecnico, dobbiamo tenere presente questo, che questa è la squadra più forte, tra virgolette, con tutto rispetto del Modena, con tutto rispetto dell'Avellino, del Trapani, questa è una squadra che ha una caratura diversa, quindi è logico che ci apprestiamo a avere qui al Tombolato una squadra importante, disegnata e costruita per fare un grande campionato e sicuramente, come dico sempre, abbiamo bisogno sempre del migliore Cittadella, sappiamo che andiamo a affrontare una squadra forte, la più forte, anche se siamo all'inizio, di quelle che abbiamo incontrato. E noi dobbiamo fare una grande partita, una grande prestazione, perché basta un niente, basta un poco a questa squadra per creare situazioni importanti. È la squadra che da metà campo in su sicuramente sviluppa bene il gioco, si muove armonicamente, una grande spinta dei due esterni, è una squadra che se la fai giocare molto ben organizzata, con esterni che poi saltano l'uomo, con punto di riferimento come Maniero, capace di realizzare, di fare da sponda, da ariete, anche di attaccare lo spazio. È una squadra molto 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 forte e molto completa. Ti ripeto, è soprattutto l'organizzazione. Questa è una squadra molto ben organizzata, sia sui calci piazzati, sia anche come modulo di gioco. Noi dobbiamo un attimino essere bravi a non far giocare questa squadra. Di queste due partite dobbiamo trarre il massimo, è logico. Bisogna... Al di là delle prestazioni abbiamo necessità di fare risultati positivi, soprattutto minimo, come minimo bisogna vincerne una, è questa la nostra
deve essere la nostra ambizione per voler fare il campionato che abbiamo in testa. Sapete tanto, parlo sempre dell'obiettivo nostro, dalla parte sinistra della classifica, vorremmo rimanere in questa zona, in quella parte. È logico per dire che dopo la sconfitta di Trapani hai la necessità in queste due partite, almeno una di queste due, di cercare di centrare i tre punti. Questo è, ma deve essere, è difficile, ma deve essere anche una nostra ambizione. Lasciamo Cittadella Pescara e ci occupiamo del Lanciano, un Lanciano che invece si ripresenta davanti al suo pubblico per affrontare il Frosinone, un Lanciano privo di Thiam, squalificato per 3 giornate, ma ci sarà anche l'assenza di Piccolo, ma per Roberto D'Aversa, il tecnico dei rossoneri, chiunque vada in campo è convinto che darà il massimo di se stesso. Il servizio di Alessio Giancristoforo per presentarci Roberto D'Aversa. A parte la squalifica di Tia, ma c'è Antonio Piccola che non è disponibile, poi per il resto... Lei è disponibile? No, sono tutti disponibili. Ah, c'è la società che sicuramente prenderà provvedimenti, come è sempre stato, ecco. Non perché sia Tia, ma perché comunque c'è un regolamento dove certe cose vanno punite, ma non per punire il giocatore, ma per punire il gesto, per far sì che non risucceda, ecco. Sinceramente non ho ancora deciso come scendere in campo per domani, però questa squadra ha dimostrato di poter far tutto, anche un 4-4-2 come è successo a Catania o un 4-4-1 come è successo a Varese. Sabato una partita a parte, perché eravamo in 10, perché faceva caldo e tanti fattori. È chiaro che adesso dopo una settimana in più di lavoro le condizioni della partita magari possono essere diverse, però piano piano, ripeto, i 90 minuti si ottengono solo giocando, ecco, difficilmente si raggiungono con gli allenamenti, però per giocare bisogna avere comunque un minimo di condizione. E una squadra ostica in questo momento penso che sia una delle peggiori, perché comunque fa un calcio molto aggressivo e può sembrare disordinato, ma assolutamente non è disordinato, è un'aggressione organizzata, quindi partecipano in 5-6 nella fase offensiva, quindi di recupero palla e di aggressività, e sono anche organizzati nelle palle inattive, quindi è una squadra difficile da affrontare in questo momento. No, l'unica variazione è che è un giocatore in più importante, perché comunque Federico Amenta è un giocatore molto importante, e abbiamo 3 partite una settimana, quindi ripeto, rientra da un calvario di infortuni uno dopo l'altro, quindi non gravi, però nella condizione fisica è un po' precaria, ma perché è normale che sia così per tutto quello che gli infortuni, dei piccoli infortuni che ha avuto, però sull'importanza del giocatore non c'è neanche da metterlo in dubbio. Ecco. Ho sempre detto che tutti quanti devono partecipare in una fase difensiva e tutti quanti devono contribuire a uno sviluppo di gioco e a una fase offensiva. E ripeto, le caratteristiche del Frosinone è una squadra molto tignosa, aggressiva, che difficilmente ti permette di fare un volume di gioco a centrocampo con passaggi o passaggini, quindi dovremmo essere bravi, sicuramente è una squadra che ci sottovaluta e lo stesso dobbiamo far noi, perché comunque vivono sull'entusiasmo di un campionato vinto e quindi non dobbiamo fare gli errori che magari hanno fatto gli altri con noi. Ospite del Lanciano sarà dunque la matricola Frosinone, reduce dal prezioso pareggio acquisito con il Bari, un Frosinone che giocherà la partita a viso aperto. Queste le impressioni di Roberto Stellone, tecnico dei laziali. Pensiamo a questa partita, il turnover non è assolutamente per snobbare l'avversario, anzi il Lanciano è un'ottima squadra che sta facendo benissimo, che ha fatto un pareggio importante facendo 3 gol al Catania nella prima giornata, che ha vinto una gara importante in casa col Modena e un pareggio in 10 contro il Varese sabato scorso. Una squadra quadrata che rischia poco e che si conoscono da anni e che da anni che giocano in Serie B, quindi comunque è un ottimo avversario da rispettare come sempre, ma noi comunque stiamo
interpreteremo questa gara come facciamo spesso, sia in casa che fuori casa. Poi è evidente, visti i risultati, in casa otteniamo molto di più rispetto a fuori casa, ma non c'è un atteggiamento diverso fuori casa, almeno per quanto ci riguarda. Poi è normale che gli avversari, quando giocano in casa davanti al proprio pubblico, tendono sempre a dare qualcosa in più. E faccio un ampio turnover perché è bene far riposare quei giocatori che fino adesso hanno giocato molto, quindi le esclusioni che andrò a fare per questa gara non sono bocciature, perché poi ve ne accorgerete che non giocherà magari anche giocatori che sabato col Bari hanno fatto una partita ottima, ma lo faccio perché è bene rifar rifiatare certi giocatori ed è bene ridare la possibilità a quelli che fino adesso hanno giocato un po' di meno di partire dall'inizio, e poi vedremo la gara di martedì con l'Avellino. Però pensiamo ad affrontare questa gara con la giusta concentrazione. È tutto per questo numero di Bizona. Ringrazio per l'assistenza giornalistica Jacopo Forcelli. È stato nostro ospite Vincenzo Marinelli, più tutti i servizi su Cittadella Pescara e su Lanciano Frosinone. Vi ricordo che dopo il turno di domani si tornerà in campo anche martedì sera per il turno infrasettimanale. Il Pescara ospiterà l'Adriatico e il Latina martedì sera, mentre il Lanciano viaggerà alla volta di Brescia. Appuntamento poi lunedì sera con replay alle ore 21. Vi ricordo anche tutti gli appuntamenti della domenica con TV6. Grazie per averci scelto.